La viabilità durante gli eventi di Natale con la città dei balocchi da monitorare e ancora la frana che si è verificata in via per San Fermo sono le cause che hanno portato allo slittamento dei lavori per il nuovo parcheggio annunciato durante le feste natalizie che dovrebbe, a questo punto il condizionale d'obbligo, sorgere sulle ceneri dell'ex centro migranti di via Regina a Como, anche se al momento una data certa di realizzazione ancora non esiste. A spiegare la situazione l'assessore alla viabilità di Palazzo Cernezzi, Vincenzo Bella. Gli uffici del settore Reti e Strade sono stati impegnati durante le festività per far fronte a eventi che hanno avuto la priorità sul parcheggio e aggiunge: voglio però rassicurare che posti auto non finiranno nel dimenticatoio. Ora gli uffici competenti provvederanno a mettere mano al progetto al fine di realizzarlo. Manterremo la promessa fatta. L'ipotesi di realizzare circa 60 posti auto era nata subito dopo la chiusura del centro di accoglienza nell'area ex Rizzo a settembre del 2018. L'amministrazione comunale, dopo aver valutato differenti opzioni per il riutilizzo dell'area, scelse di andare incontro alle richieste del quartiere di San Rocco, i cui abitanti da tempo chiedono la realizzazione di nuovi posti auto nella zona. Se le intenzioni dell'amministrazione comunale dovessero avverarsi, il nuovo parcheggio di via Regina potrebbe aiutare e non poco la viabilità e in particolare sopperire alla carenza di parcheggi in città.